Seconda gara di finale scudetto, questa volta sul ghiaccio dell'Odegaard. Si affrontano i campioni d'Italia in carica dell'Asiago, il Valpusteria, che si è aggiudicato la prima sfida e conduce dunque nella serie Best of Seven. I padroni di casa, che devono rinunciare al terzino Matt De Marchi per squalifica, sono chiamati a far valere il fattore campo per non vedere scappar via i diretti avversari. I lupi, dal canto loro, tenteranno l'allungo sull'onda del successo ottenuto martedì sera davanti al pubblico amico. Avvio veemente da parte degli altoatesini, che dopo due minuti passano a condurre diagonale dalla sinistra di Dica Smirro, che sorprende l'estremo di casa e vale l'1-0. Al 2-12 arriva la prima emozione del match. L'attaccante numero 27 dei gialloneri dà subito una scossa alla contesa, realizzando il suo secondo gol nel corso dei playoff, il 18° della stagione. I padroni di casa accusano il colpo ed il Valpusteria sfiora pure il raddoppio. Desmet mette dentro per Oberrauch, anticipato dalla deviazione volante di Intranuovo. La reazione degli stellati è affidata ai singoli, da vigilante a Adam Erich, che pareggia immediatamente i conti. Al 4:59 si ristabilisce l'equilibrio. Il top scorer dei Veneti si dimostra ancora letale in zona d'attacco, mettendo a segno il suo 7° centro in post season e permettendo ai suoi di raggiungere immediatamente gli avversari. Sulle ali dell'entusiasmo, l'Asiago punge ancora in avanti. Discesa pericolosa di Intranuovo, che chiama all'intervento Strömberg. A metà tempo, occasionissima sulla stecca di Adam Erich, il quale cerca il gran numero sotto porta, ma Strömberg è superlativo ad opporsi con il gambale. Pochi istanti dopo, incursione centrale da parte di Michael Erich, che viene fermato con le cattive da Kallen. Per lui due minuti di penalità. Non si fa attendere la risposta da parte degli ospiti. Tiro da fuori di Helfer, deviazione volante di Ober, che per poco non va a fare bellissimo. Al 18:35 il Valpusteria torna a condurre. Con l'uomo di movimento in più, i lupi non perdonano, affidandosi a Christian Willeit, che punisce il gol di casa con un raso ghiaccio da fuori che si spegne nell'angolino basso. Il tempo finisce con un'altra conclusione pericolosa di Willeit, il quale impegna bellissimo. Si va negli spogliatoi con il Valpusteria avanti per 2-1. Alla ripresa delle ostilità, contropiede di Lin Loins, il quale non riesce a concludere per l'intervento falloso di Intranuovo, che si prende due minuti di penalità. A metà frazione, altra fiammata da parte degli altoatesini. Prima ci prova Bona, che salta di netto Stazzabosco, ma non riesce ad infilare. Poi l'azione prosegue e arriva una nuova chance con un tiro da fuori da parte di Helfer, che impegna bellissimo. Sull'ingaggio successivo, tris del Valpusteria con Armin Helfer. Al 29:11, terza realizzazione da parte della formazione giallonera. Il gol viene ascritto ad Helfer, che batte dalla distanza trovando la deviazione di Miglioranzi, che va a beffare bellissimo. Gli stellati provano immediatamente a rientrare. Intranuovo si trova tu per tu con Strömberg, ma il gol finlandese si supera opponendosi. Qualche istante dopo, vigilante favorisce l'incursione centrale da parte di Plastino, disco a lato di un soffio. Ancora stellati sugli scudi, azione in velocità sull'asse. Michael Erich, Borrelli, Intranuovo con Strömberg, che si oppone con un altro miracolo. Pronta comunque la ripartenza da parte della formazione ospite, che si affida a Max Oberhoff, il quale impegna bellissimo. In finale di tempo l'Asiago torna in partita. Azione di Miglioranzi, disco che non viene spazzato dalla difesa pusterese, e Adam Erich non perdona. Al 39:08, seconda realizzazione da parte dei padroni di casa. Ancora a segno, doppietta per lui, con il top scorer Adam Erich. Ancora una volta letale sotto porta. A 30 secondi dalla sirena, doppio tentativo altoatesino. Prima Desmet, poi Kallen, saggiano i riflessi dell'estremo difensore avversario. Si va negli spogliatoi per la seconda volta con il punteggio ancora favorevole al Valpusteria, che conduce per 3-2. In avvio di terzo tempo l'Asiago pareggia i conti. Tiro di Strazzabosco e tap-in vincente di Michael Erich. Al 40:59 viene ristabilito l'equilibrio sul ghiaccio dell'Odegaard. A segno Michael Erich, al suo 5° gol personale nel corso dei playoff.
il Valpusteria, torna immediatamente pericoloso. Azione personale di Helfer, il cui tiro è pinzato in sicurezza da Bellissimo. Sull'altro fronte, occasione sulla stecca di Adam Erich, che cerca di chiudere il triangolo con Vigilante invece che tirare. A metà tempo, nuovo sorpasso dei gialloneri. Desmet scarica per Helfer, che impegna Bellissimo, il quale non può nulla sul tappin di Loins. 49-06 sul cronometro e passa ancora in vantaggio il Valpusteria, capace di rialzarsi dopo il pareggio dei veneti. Per Loins è la prima rete nel corso dei playoff scudetto. Poco dopo l'Asiago potrebbe pareggiare nuovamente. Da Busa a Nicola Tessari, che chiama al miracolo Strömberg. Parata pazzesca da parte del goalie finlandese. Anche Bellissimo non è da meno. Da Helfer a Bona, che punta la porta avversaria, costringendo il portiere di casa al grande intervento. La fiammata successiva dei lupi risulta però letale. Di Casmirro fa tutto da solo, al tempo di prendere la mira e di piazzare il puck sotto l'incrocio dei pali. Al 57-20 il Valpusteria chiude definitivamente i conti. Doppietta personale per Nate Di Casmirro, che lancia i suoi verso il secondo successo nella serie. Non accade più nulla infatti sino all'ultima sirena, e gli altoatesini possono così festeggiare anche la vittoria in gara 2, punto fondamentale che permette ai gialloneri di andare a giocare il prossimo match casalingo con un pesante doppio vantaggio.